spettacolo di Edoardo Sciarpetta non se lo perde nessuno. 360 repliche. Però, palchi 3 lire, sedie 1,80, ma dove siamo arrivati? Amalia, siamo in ritardo, eh? Come stai? Voi? Non c'è male. Beh? Pasqua, aspettami sulla piazzetta, al solito posto. Sì, vogliamo andare? Un momento, Vincenzi, quella mamma. Fammi tirare il biglietto al botteghino, Perché è già tardino. Ma è vero quello che si dice, che è una cosa forte, spinta? Che avete paura di... Certo, non per me, per il ragazzo. Il ragazzo? Ma quanti anni te? 24. Nonna, ma che non ne avrà fatto più lui che Carlo in Francia? Sì, va bene. E poi non avete letto sul manifesto? Farsa alla francese, una pochade, quindi si ride. È cosa da ridere, e quando si ride fa sempre bene. Forse avete ragione, però. Quando ci si scherza sopra, tutti gli argomenti sono leciti. Siete con me, allora. Vogliamo andare? Signore, tu quasi una tesa. Fate un'altra risata in faccia a sto cappello. Scusa tanto se sono entrato senza bussare, ma cosa vuoi? Quando c'è a che fare con dei villani di quella risma, ci vuole pazienza. Fatti vedere, fatti vedere un po'. A me? Perché che c'è? Sei nuovo? Beh, veramente sono stato usato qualche volta, ma non si vede. No, dicevo, se sei nuovo per questo ambiente, sei la prima volta che vieni qua. Sì, la prima volta. Spesso mi dicevano, ma vangalera, sai come ho rimandato sempre, e adesso poi mi sono trovato. Permette che mi presenti? Prego. Faina, borsaiolo. Molto piacere, felice, donna aiuto. Ti ho fatto male, eh? Accidente, che forza che tiene. Sono un forziero, è per questo che faccio il donna aiuto, perché alle donne piacciono gli uomini forsuti come me. Veramente, dal tuo aspetto non si direbbe. Lo so, perché la mia è una forza truccata. Io sono un falso debole. Capisci? Ho le mani di ferro. Ogni qualvolta che mi tocco, lividi. Mi faccio male. Ma senti una cosa, ma com'è che ti trovi qua? Come che sono qua? Perché vedi, malgrado la mia forza bruta, la mia forza maschiaccia, in fondo io ho un cuore tenero, un cuore da piccioncino. Capisci? Dimmi un po', lo manderesti tu in galera un povero padre di famiglia con 5 figli da mantenere soltanto perché ha buttato dal quinto piano uno strozzinaccio che lo voleva ricattare? Lo manderesti in galera tu? Sinceramente no. Lo vedi bimbo? E neanche io. Mi sono accusato io al posto suo. L'ho lasciato libero, sì. L'ho lasciato alla sua famiglia. Sì. Io non, in questo momento non ho niente da fare. Sono libero. Sì, Dio mio, le donne soffriranno un po' per la mia assenza. Mi rifaccia l'uscita. Me l'immagino. Chi va là? C'è l'amico qualche ladro? Ma no, stai tranquillo. Questo è il cameriere che ci porta la cena, il cameriere. E ora questo? È ora questa di portare la cena? È ora questa, io mi domando e dico. Questa è l'ora. Ma che vuoi? Che voglio? Se non mi dai la carta o un menù, come faccio a scegliere io cosa voglio? Questa minestra è uguale per tutti. Dai qua, ti aspetterai mica la buona mancia da me, eh? Hai capito? Oh, senti, se qualcuno cercasse di me, non sono in casa. Senti, errata corrige. Se viceversa fosse qualche bella ragazza, introducila pure. C'è qualche separecchio. Magari vai con motivi di là. Oh, di, senti! Che vuoi? Saluto Massonata. Che disservizio! Che disservizio! E che cucina! Roba da chiodi! Che squisitezza! Che schifezza! Sì, si fanno una bella reclama se fanno questi signori. Si aspettano che io ritorno qui, ma neanche se mi ammazzano. Piuttosto dormo alla diaccio. Dì, ma l'appetito non ti manca, eh? Io c'ho una fame da lupo. Vuoi anche il mio consumè? Grazie assai. Ciappa! Grazie. Ciappa! Io l'ho sempre detto che solamente in galera si trovano le persone per bene. E questi scappelli che soffrono mi danno un fastidio. E sotto. Lo faccio pari. Legno duro, so. Ma tu c'hai una forza straordinaria. Si è detto, no? La mia è una forza erculea. Senti un po'. Saresti capace di piegare quelle sbarre? Quale? Quelle del finestrone. Quelle lì? Roba da ridere.
Figurati che una volta, per ricordarmi dove stavo di casa, feci un lodo a un lampione. Allora siamo salvi. Perché? Sì, perché se tu pieghi le sbarre, la corda per calarci ce l'ho nascosta lassù. E cosa vorresti fare? Evadere? Sì. Ma non ti vergogni? E perché? Disonesto che non sei altro. Come? Ma come siamo ospiti, che figura si farebbe? Ecco qua. E chi saranno? Il secondino. No, sono due. E allora un quartino. Come serve? Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro. Avanti! Chi è? Quale dei due? Questo. Io. Ci vai la carta della mate? No. Vado io. Ma io prendo le misure e tu segni le cifre. Scusi, che segna quello? Le cifre. Per chi? Le cifre. Ah sì? Hai capito? Domani mangiamo cefali. Merlot. Cefali e merlot. Ma no, segna le cifre, ha detto. Ma perché il sarto? Ah sì, il sarto mi fanno un vestito nuovo. 65. Sì, 65. Oh, sente, per le spalle si tenga bello largo, A bombè, le spalle. E la vita viceversa la vorrei stretta. Vita a corto. Tutto può dare che c'ho un bel modello che faccio tutto dritto. All'inglese, sì, bravo. Sì. Oh, e per le fodere le vorrei resistenti. Le facciamo da zeng. Di zengo? E che sto fai la zengo? No, di zinco. Ah, color zinco, sì, color zinco, sì. 35. Oh, buon uomo, per le scarpe le vorrei larghe di dentro e strette di fuori. Sa, perché c'ho un po' i piedi che mi hanno fatto una cattiva riuscita, ecco. Mi raccomando. Non dobbatare, che non è mai ritornato nessuno a reclamare del mio lavoro. Oh, immagino, deve essere un artigiano magnifico, voi sapete. Bravo, e allora tante grazie e arrivederci. Arrivederci, addio. Andi, Mi dica arrivederci, pure dice addio. Addio. È la prima prova, quando me la fa? Ma che prima prova? Allora non hai capito niente. Ma che razza di sarto è? Ma quello non è un sarto. E cos'è? È un falegname. E che misure mi ha preso? Le misure per la cassa da morto. La cassa da morto? La cassa da morto? Non facciamo scherzi, Nemmeno per sogno. Io sono venuto qui per fare una cortesia. Mi sono accollato un assassino che non ho commesso per fare un'opera buona. E ti hanno condannato a morte. No, a morte no. Non ci sto. Come non ci sto? E ti dico non ci sto. Quando uno dice non ci sto. Ma è la legge. Quella corda ce l'hai ancora? Sì, ce l'ho. La corda ce l'hai? Evadiamo. Ecco qua. Sì, eccola. No, è buio, no. Ho ripensato. E perché? Perché è notte. Rimandiamo a domani mattina. No, di notte. Non è possibile, non è per me, per la reputazione. Ci vedono. Ma che c'entra? Ah sì, ti piacerebbe a te domani si sparge la voce in paese. Ci vedono, dicono quelli lì, sono due vasi di notte. Ti piacerebbe a te essere chiamato una vasa da notte? A me no. È meglio che essere chiamate base da giorno, scusa. Ho capito. Aveva sì. Ho capito. Allora tu preferisci la cassa da notte. No, la cassa da sì. Notte, no, preferisco essere base da notte. E l'altra di notte. Prova se ce la fai. Sì. Aspetta un momento. Ce la faccio. Proviamo la faccio. Se la corda arriva giù. È un ferro tenerissimo. Benissimo. Io spero di averla fatta lunga abbastanza. Vediamo se tocca a te. Vediamo, dai. Tocca. Cosa ha fatto voglio qui? Sì, che stai facendo? Devo portare questo vestito al direttore. E qua giù aspetto lo direttore. No, ha detto che mi buttava giù la corda. La corda? E cae la corda? Guarda la corda, aiutala. Dacci una mano a sta bella ragazza. Faccio un nuoto come se fosse un nuoto a tamburo. Ecco. Strange. Vai. Grazie. Recca, avete ordini? Gesù. E questo che cos'è? È un vestito borghese. E come mai? E tu conosci qualcuno qui? Sì, c'ho molti amici qua intorno. E sapevano che tu volevi evadere? Da un pezzo. E beh, qualcuno lo sapeva e ti ha preparato il vestito. Dì, che bella cosa. Mettilo subito. La fortuna c'hai uno. Mettilo subito. La cravatta, la camicia, tutto c'è. Che facciamo tardi stasera? Collega. Collega, guarda che c'è là. Cosa c'è? Vieni con me, vieni. È una corda! Ma che corda? Questa è un tentativo di evasione! Dona là! No, cerchiamo di strappargliela dalle mani! Tira! Forza! Tira che ce la facciamo, tira! Un altro pochettino è caduta, sa! Tira! Tanto pochettino! Tira! Che dici? Gli diamo una mano? E diamogliela! Giovanotti! Che? Volete un aiuto? Grazie. Sì.
signor direttore! Signor direttore! Come ci va? Direttore. Il direttore. Sarebbe stato meglio se l'avessimo fatto scendere per le scale. Era meglio, sì. Disgraziati, mi farò mettere agli arresti. Deve essere un po' seccato per la ripida discesa. Così credo. Andiamo via. Andiamo. Signor direttore, coraggio. Coraggio, soffriamo con voi, signor direttore. Sì. Amici carissimi, siamo qua, siamo di ritorno. Allora, amici, saluta. Mamma mia, come va? Questa volta ho trigato un pochino, ma ce l'ho scusata. E poi c'è una mia bella. Mamma mia, saluto, nana mia. Ehi, ma te ti conosci un sacco di gente. Beh, io sono popolare qua, sono popolare. E che fai adesso? E adesso mi ritiro, ce ne andiamo a casa. Ma perché abiti vicino a casa? Sì, sì, io abito qua. Ho capito. Casa e bottega, insomma. Eh sì, sai, per non andare a venire. Scusi, scusi, per cortesia, saprebbe dirmi da dove parte la corriera per Sorrento? Glielo vogliamo dire? Ah sì, diciamo. Grazie, da dove? Ma come tu sei così grosso, così paffuto, non sai dove parte la corriera per Sorrento? Non è colpa mia, sono forestiero. Forestiero? Ah. Forestiero. Aspetta, tu sei americano. No, turco. Eppure io ho conosciuto un americano che mi aveva giurato che era forestiero. Bravo. Ma appoggiato appena appena la mano sulla spalla. E cosa niente, passa, passa. Ma dimmi una cosa, sei forestiero? Sì. È la prima volta che vieni a Napoli? È la prima volta, sono appena sbarcato. E non conosci nessuno? Nessuno. Vieni dentro che ti spiego adesso subito. Vieni dentro che... No, no, io volevo sapere per così cortesia da dove parte la corriera per Sorrento. Suo cognato, è tra lì, lo sa lui, è tra... Entra! Avanti, avanti! S'accomodi. Lei qui si trova fra amici, ha capito? Ah sì. Qualunque cosa vuol sapere, noi glielo diciamo. Lei vuol sapere quando parte la corriera di Sorrento? Noi glielo diciamo. Lei vuol sapere che giorno è, quando ne abbiamo? Noi glielo diciamo. Lei vuol sapere se la nebbia si stila o meno? E noi ve lo diciamo. Dalla! Volevo solo sapere della corriera per Sorrento. Ma che c'è andato a fare a Sorrento? Mi hanno offerto un posto. Un posto buono? Ah, un posto molto bello, altrimenti non avrei lasciato la Turchia. Ho qui un biglietto di presentazione. Ma voi ci avete dei parenti là? No, no. Degli amici? No, no. Qualche conoscente? No, no, no. Qualche madre? Ma che? Padri? Chi è felì? Qualche madre? Sono turchi, che ne vuoi sapere? Sono solo al mondo. Sono un povero turco solo al mondo. Ah, sì? Signor Turco, guardi là. E cosa hai fatto? Riprendo a lavorare. Ma sei instancabile. Beh. Ecco, ma appena appena sei uscito dalla galera, già comincia a lavorare. Ah, sì. È figlio di qualche feria. E non si campa che una volta solo. Ma no. No, non me ne posso concedere. E adesso che ne facciamo? Adesso lo faccio sparire. Ammazzi? No, 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 no. Mi ammazzi. Ma chi? Ma no, 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 no. Ma si può ammazzare. Per carità. E ti chiedo un piacere, un amico che te lo chiede. No, no, non posso. Ammazzo io. No, 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 Feli, io lo faccio sparire. Come lo fai sparire? Sì, c'ho uno stanzino da quella parte, lo metto là dentro. E chi è? Chi sa fare? Non vuoi fare un passo? Io sono innocente! Zitto! Un momento! Aprete, Sono innocente! Dammi una mano! No, 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 non mi sporco. Io lo devo occultare. Occultalo, io non mi sporco. Non ce la faccio. Eccoci subito! E l'occultamento? Sì. Occulto. Eccoci, siamo pronti. Veniamo subito. Signori. Scusate tanto. Prego, prego. Buonasera. 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 Scusate, avete visto per caso due vasi? Che ti dicevo io? Che ti dicevo io? Ma chi? Due vasi da notte? Come? No, due vasi dal carcere. Ah, no. No, non l'abbiamo visto, perché voi l'avete visti. No, neanche noi le abbiamo viste. Meglio così. Perciò vi siamo venuti a pregare, caso mai li vedete, di avvisarci subito a noi. Ma sì, anche se sono, che so, due vasi da giorno. Come sono solo? A noi ci servono. Ma certamente, prego. Siete armati? Sì. No. Fate bene, con tutto questo delinquente che ci sono in giro, dovete stare sempre armati. Ve lo consigliamo noi, Ah, sì? Non lasciate mai la pistola. Caso mai li vedete, avvisateci subito. Sì, raccomandiamo. Sì, sì. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Che brava gente. E adesso dove andiamo? Io sa che ti dico, collega, andiamoci a coricare, perché tanto se li trovano, ce li portano loro. Sicuro. Ah, sicurissimo. Che spavento. Crede che abbiamo fatto un bel colpo. Sì, eh. Ecco. Portafogli a soffietto, Felì. Ma no. Quanti soldi? No. Mamma mia. Io quel denaro non lo voglio.
Mi brucierebbe le mani. Ma chi te lo dà? Io a te ti do i documenti e la carta d'identità. Cioè, io mangio documenti e carta d'identità. Vai. Non hai capito. Tu ti metti i suoi documenti in tasca. Ti vesti come sta vestito lui. Questo è il biglietto di presentazione. Ferì, e domani mattina vai a occupare il posto che doveva occupare lui. E se quel posto è un brutto posto? È che io ti lascio. Io ti sorveglio a distanza, parto con te. Appena ti serve qualche cosa mi fai un segnale e io accorro. Un segnale? Sì. E che posso fare? Un fischio? No, no, il fischio no è... Comune? Eh sì, troppo. Ho trovato. Un pernacchietto. Oh, è troppo volgare. Solo una cosa che si sente bene. Un colpo di cannone! Bam! No, ho trovato io. Il cane? La voce del cane. Facciamo la voce del padrone. E che c'è? Ci troviamo. Ma sì. Tu, ma Felino, scherzare, ti prego, domani mattina ce ne andiamo a Sorrento. A Sorrento? Sì. Sorrento. Sorrento. Viva Sorrento, città delle belle donne, noi siamo le colonne. Sì, signore. Scusate tanto, signore. Permettete un'informazione. Un'informazione? Dite. Veramente non è per me, è per questo signore che è turco, sapete? Lui non è pratico, e allora... Turk, mi si inizia! E ne cos'hai con una birturk, lei? C'è un time, guarda, insegna cara, il comune di Turcche! O Turcche, Turcche! Ma come? Avete parlato turco? Io parlo turco. A Sorrento? A Sorrento, sì, io parlo. Voi solo parlate? Oh, io solo, solo. E io proprio a voi volevo chiedere questa informazione, se permettete. Ah, dite. Conoscete il signor Pasquale Catone? Pasquale Catone, sì. Ecco, vedete là, in fondo alla strada, quel magazzino, eccolo là affacciato. Secondo negozio? Sì, Pasquale Catone. Ah, è quello là? Sì. Grazie, sai, scusate, arrivederci. Turk Misinitz, Turk Misinitz. Parlava turco, hai capito? Parlava turco. Andiamo, va. È arrivato il postale da Napoli? Non ancora, un bacio. Cioè, Peppi. Lo dite, un bacio. Mi raccomando, qualsiasi lettera, qualsiasi biglietto, qualsiasi ambasciata, anche non diretta a me, la dovete consegnare a me, soltanto a me. Perché io devo vedere tutto, devo sapere tutto. E tutto mi dovete riferire. Avete capito? Va a finire che mette la censura anche sulla nostra corrispondenza privata. Vedrete. No, quello vuole controllare i fatti di sua figlia. Ma che figlia? È la moglie. Ecco. È geloso come un otello. Ecco, e ciò succede quando uno alla sua età si risposa da un uccello di 26 anni. Carme, Carme, tu sola non ma basta, me ce ne vanno tre, Carme. Concetti! Ma cosa fai? Io ti dico di sorvegliare e tu ti metti a cantare alla finestra. Signor, ma io ho sorvegliato. Ah, sì? E dimmi un po' che hai visto, che hai sentito, parla, riferisci. La signora c'ha una visita. Una visita? Sotto gli occhi miei? E da dove è passata? Avanti, parla, chi è? La tarta. Chissà cosa mi facevi credere. Le sveglie le hai messe a posto? Ah, sì, signor, tutto a posto. Ne ho messa una dentro il canterano, l'altra dentro il vis-à-vis e un'altra sotto il materasso. Che bella idea avete avuto. Sì. Senti? Ora sono le 10:48. Vediamo poi se mia moglie saprà riferire l'ora esatta della suonata. Che se non la sapesse, io posso sospettare che essa fosse distratta, occupata in altre cose. Capisci? Don Pasquale, c'è una lettera da Napoli. Sotto! Adesso vengo giù io. Va bene, ma... Oh, un uomo in casa mia! Ah, non sia mai! Che vita, che vita! Non vi arrabbiate, Don Pasquale, che poi vi fa male. Almeno venisse questo segretario, lui potrebbe occuparsi degli affari miei e io potrei sorvegliare Giulietta. Ma come vi siete vestite? Pasquale, è un costume da bagno. Ma che siete impazzite? Volete fare il bagno nude? Ma non esagerate, papà. Questi sono i nuovi costumi. Ci avete promesso di portarci i bagni e noi il bagno lo vogliamo fare. Ah, io esagero. Ebbene, se non vi metterete questo, il bagno non lo farete. Ma Pasquale ragiona. La ragione è dei fessi. E voi non solo la coperta vi dovrete mettere, ma anche i guanti e lo scialle nero. E cosa? Senza calze?
Dovete mettervi subito le calze. Oh, ma non esagerare, così si soffoca. Anche tu. Papà, noi dobbiamo fare il bagno di mare, non quello di sudore. Ah, alzi pure la voce con tuo padre. E cosa farai quando prenderai marito? Eh? Per il marito non è ancora detta l'ultima parola. Wei, non facciamo scherzi, perché io ho dato la mia parola a Don Carluccio. La vostra, ma non la mia. La mia vale anche per te. E poi cosa vai cercando? Carluccio è giovine, è forte, coraggioso. A me non piace Pacchiano, maleducato, senza poesia. Ma tu un marito devi sposare, non un poeta. Ma io non lo farò arrabbiare, altrimenti perdiamo pure i bagni. Permesso, non vai fuoco. Cosa vuoi? Tira, vai sotto, chiudi gli occhi. Come ti permetti di entrare in camera da letto? Perdonate, Don Pasqua, lo avete detto voi di avvertirvi non appena sarebbe venuto l'uomo mandato dall'onorevole. No, è arrivato. Che tipo è? Che tipo è? Ma dico, viene o non viene questo principale? Sì, adesso viene. Immagino ci sarà anche una principale, no? Sì, sì, ma fate conto che non ci sia. Ah, sì? E principaline? Ce n'è una di 20 anni. Bene, bene, l'età migliore. Sì. Ma fate finta che non ci sia nemmeno quella. Ci sono o non ci sono? Ci sono, ma stanno sotto cave, rinchiuse, imprigionate. Imprigionate? Oh, poverino. Oh, finalmente, ben arrivato. Finalmente. Caro Pasquale, come va? Ma che piacere! Ma voi mi conoscete? No, lo dovete dire prima voi. Voi mi conoscete? Io no. E nemmeno io. E che vuol dire? Ho un biglietto per voi. Voilà. E siete mandato dall'onorevole? Dall'onorevole? Sì. Io sono mandato dall'onorevole. Sì. Oh. E quanti anni avete? Quanti anni ho io? Voi. 37. 37 o 47? Beh, fate voi, sono nato nel decennio, insomma. Ah. Rotti, ecco. E cosa facevate prima? La verità. E la verità. Il donnaiuolo. Il donnaiolo. Donnaiuolo. Voi il donnaiuolo. Ma che sei impazzito, l'onorevole? Mi presento che. Segue lettera. La lettera. Ah sì, ecco la lettera. Voi avete detto io non scusate. Io ne esamino. Oh, caro ed illustre amico, come vi avevo promesso, vi invio il segretario. Egli è un bravissimo giovane, onesto, leale e faticatore. Ma povero figliolo è disgraziato assai. All'età di 15 anni. Non parliamone più. Non parliamone perché. Adesso capisco il tuo mestiere, donnaiolo. E già tu eri sempre in mezzo alle donne. Ma lo sono diventato in seguito, eh? Ah, sì. Sì, sì, e poi me ne sono accorto che il mio fisico è proprio tagliato per stare in mezzo alle donne. Scusa. Prego, prego. Poi nella vita ci sono tante altre soddisfazioni. Lo so. Credi a me, sono più dolori che gioie. Sì. Lo so io che sto a lottare sempre con mia moglie. Beh, vabbè, Pasquale, lei non deve preoccuparsi più. Adesso ci sono io e le darò una mano. Grazie, grazie. Ma tu devi pensare a star bene. Io sto bene. A rinforzarti. Hai fatto colazione? Io? Sì. Veramente no. Adesso te la faccio servire subito. Concettini? Concettini? Perché io so quanto è scabrosa la tua situazione. Scusate, ma non per sapere gli affari miei. Perché è scabrosa la mia situazione? Su, andiamo. È meglio non parlarne. No, parliamone. No, non è il caso. Signor, mi avete chiamato? Ah, sì. Sono qua, dite. Questa è la cameriera. E Concettini? Carine. Sì. Figuriamoci la padrona, eh? Adesso accompagni questo giovane di sopra e gli servirai un'ottima colazione. Questo giovane? Di sopra. Questo giovane sì. Di sopra? Di sopra? E questo giovane va trattato come uno della famiglia. Oh. E non contrariatemelo. Oh. No, non mi devono contraddire. Ecco. Oh. Dunque, volevo dire, il giovane può chiedere tutto quello che vuole. Oh. Hai capito? Hai sentito? Il padrone ha detto che io posso chiedere tutto quello che vuoi. Tutto? Mi devono dare tutto quello che vuoi. Tutto. Anche se io volessi. Pollo, aragosta. Ho detto tutto. Vabbè. Ho detto tutto. Se lo comandate voi che siete sì. Il padrone. Andiamo. Andiamo. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Oh, senti.
Allora siamo intesi, eh? Tu avrai 100 lire al mese, alloggio, vitto, imbiancatura, lavatura e stiratura. Non ho capito, don Pasquale. Ho detto 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. Ho capito. Oh, siamo d'accordo, eh? Il tuo divertimento è tutto spesato. Accettato. Allora accetta. 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura è tutto spesato. D'accordo, vabbè, d'accordo, caro. Buon appetito. Oh, don Pasquale, sì? Intesi, eh? Sì. 100 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. D'accordo, arrivederci. Boh, povero ragazzo. Quanta pena mi fa. Un uomo che non è uomo. Che uomo è? Che compassione. Che c'è? Niente, sono cose che tu non puoi capire. Ui, caro Ignazio. Come andiamo, Pasquale? Come vuoi che vada. Tu riconosci i miei guai. Lo sai, il magazzino, la moglie. Lo so, sì, anch'io provo gli stessi dispiaceri tuoi. Noi abbiamo fatto una fesseria a sposare due giovincelle. Proprio così, ma che vuoi? Io morivo dalla voglia di avere un figliuolo. E perciò mi sono sposato. Il figlio non è venuto. E guai mi sono rimasti. E così resterà tutto, don Carluccio, tuo nipote. A proposito, dov'è? Che, non è venuto ancora? No. Doveva arrivare prima di me. Che avesse commesso qualche altra bestialità. No. Ma sì, tu lo sai quanto è tremendo quello lì. Non è capace di tenersi una parola in più da nessuno. Ieri sera... Che ha fatto? Ha pigliato un uomo. Pum! E l'ha buttato in aria. No. Sì. Buongiorno a tutti. Caro don Carluccio, prego. Questa è casa vostra. Ma come, don Pasquale, io domani sera mi fidanzo con vostra figlia. Fra poco me la devo sposare e voi mi chiamate ancora don Carluccio. Allora è una caricatura che mi volete fare. No, per carità, io dicevo... Che... Non lo provocare. Da oggi in poi mi parlerete sempre col tu. Sì, sì. Chiaro? Sì, caro. Spiegato? Don Carluccio, come vuoi tu. Ecco, data tu, Belleruzzi, io non dovevi accogliere. Sorgente, a saluto. 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 Sangra la colonna e metta a postino. Scusate. Calma, bello dozzie, calmate. È ancora nervoso per il fatto di ieri sera. Calù, racconta a Pasquale che è successo. Stupidaggini, cosa da niente. Già, stupidaggini, cosa da niente, dice lui. Buttò in aria quattro persone. No. Bum, sì, bum, bum. Oh. Quattro persone. 10 persone. Dieci. Si era da permesso di non togliersi il cappello quando io sono passato. Questo qua vale tanto oro quanto pesa. Speriamo che non dimagrisca. Tua figlia sposandola fa la sua fortuna. Che non lo so. A proposito di questo matrimonio, don Pasquale, vi vorrebbe dire una cosa. Prego. Ho l'impressione che io non vada troppa genia a vostra figlia. No. Se domani sera si dovesse ripetere il fatto che vostra figlia dice che non mi vuole più sposare... Don Pasquale, domani sera succede il terremoto di casa Miccio. Per carità, ma quella non vede l'ora per diventare tua moglie. Ecco qua, queste sono le uova sode, questi sono i tarallucci. Ti piace il salame? Sì, moltissimo. Allora adesso prendi il pane così vi faccio il panino. Guardate, faccio il panino. Dunque, ve lo taglio di qua. No, no. Preferite di qua? No, no, fai così, guarda, prendi questo pezzo di pane, taglialo così. E dentro ci metti salame, uova, tarallucci, che io piano piano me lo sgranocchio. Ma che state facendo? Assaggio, taglia. Ah, taglia. Vi sembra bello? Mi sembra bellissimo, taglia, tanto vero che ce li faccio. Mi avete baciata. Adesso lo dica al padrone. Sì, fai benissimo. Così vedo un Pasquale e ti rimprovera. Hai sentito cosa ho detto prima? Oh. Concettina, tu non devi contrariare questo giovane. Ha capito? Gli devi dare tutto quello che vuole. Va bene, ma quello don Pasquale diceva il pollo, l'aragosta, voi. Il pollo, l'aragosta e baci, si è dimenticato dirti baci. Baci pure. Però con le mani. Ma concettina mia, io sono turco, figliolo mio, devi capire, io sono ottomano. Tu ne avevi due, ma io ce ne ho altre sei. Che simpatico. Siamo intesi, Pasquale? Io mi incarico per le candele e i professori. E tu penserai ai gelati, ai cuori, eccetera. Vabbè. Tu però non fare lo spilorcio come al solito. Io? Sì, io ti conosco. Domani sera ci sarà anche l'onorevole Cochelletti, perciò, sai. Il deputato? Lui. Quale onore. Perciò dico, non fatemi sfigurare. Io sono obbligato a lui che mi farà avere la croce di cavaliere. Tu lo sai che io ci tengo molto. Signori, auguri. Signor, ma qua parliamo delle croci. No, qua si deve parlare della dote. Sì, e lui... La dote. Sì, della dote stavamo parlando, è vero? E non eravamo già d'accordo. Sì, d'accordissimo, come no? 10.000 ducati. E 2 anni di tavola franca. 4 anni di tavola franca. No, io non posso dargli da mangiare 4 anni a gratis. Facciamo 2 anni e non ne parliamo più. D'accordo.
Oh, quattro anni di pranzo gratis e non ne parliamo più. D'accordo? D'accordissimo. Signor, volete che vada a pigliare zia Angelica a casa? Ah, sì, ottima idea. Datemi il chiavino. Bravo Carluccio, sì, povera giovane, sono tre mesi che non esce di casa. Salutiamo Don Pasquale. Salute a voi. D'accordo? Sì, sì. Qui, portala a fare una bella passeggiata, zia, eh? Poi vengo io incontro. D'accordissimo. Tutti i figli, tua moglie con tuo nipote? Oh, povera giovane. No, deve uscire, pigliare un po' d'aria. Ma lascia stare, mamma. Sta maledetta gelosia. A chi lo dici? È peggio di una malattia. E come no? Da che sono sposato sono sceso di 10 kg. Io 15. Signor? E c'è? Concerti. Che? Ah, signor. Che è successo? Però, signor, questa volta il fatto è grave. Avanti, parla. Cosa è successo? Quel giovanotto che avete mandato di sopra, il turco. Beh? Quello sta parlando con vostra moglie e vostra figlia. E beh? In camera da letto. E perché è andato in camera da letto? Io stavo preparando da mangiare e quello si è messo a girare per casa. Ma cosa vuol dire? Non è niente. Ma quel giovane può fare tutto quello che gli pare e piace. Come? Sì, te lo dico io, vai, Concetti, vai. Ah, se lo dite voi. Ma sì, te lo dico io, Concetti. Ma tu sei ammattito. E che? Ma tu lasci che un giovane parli con tua moglie? Me l'ha mandato l'onorevole. Lui si interesserà degli affari miei, così io potrò stare vicino a Giulietta. E intanto tu permetti che tua moglie sia in camera con l'uomo? Ma quello è un uomo che non è un uomo. Come se vede? Leggi qui. Qui. È un uomo. Vieni, te lo faccio vedere. Oddio, aspetta, Pasquale. Questo è un miracolo del cielo. Pasquale, Pasquale, fammi un gran favore. Prestami questo giovane per un po' di giorni. Sì, io lo metto in casa, vicino a mia moglie. Poi subito te lo restituisco. Capisci? Questo qui vicino a mia moglie. È vero. Ma con solo... Hai ragione. Un pensiero tranquillo, me lo dai allora. Chi te lo dà? Bravo. Tu mi hai dato un'idea meravigliosa. Come te l'ho dato? Io adesso quello lo metto a fare la guardia mia moglie. No, Pasquale, non scherziamo. Perché l'idea è stata mia. Grazie, non ti prego, per l'idea. Pasquale, no. Sei un vero amico. Ma no, non diventeremo nemici. È un bel mestiere fare il turco. E chi se ne va più d'accordo? Mi devono ammazzare. Il sale? Concettina? Il sale? Come andare? Concettina, il sale? Il sale, sì, ti ricordi cosa ha detto Don Pasquale? Non mi dovete contraddire. No. Il sale, su, dov'è? Eccolo. Oh. Guarda, Ignazio, quanto è carino, eh? Me lo potevi fare, quel favore. Beh, come va, come va? Buon appetito. Grazie. Prego, prego, comodo, comodo. Devi riposarti. Grazie, Don Pasquale. Voce di piene di gentilezze, piene di attenzioni, pieno di comprensioni. Tutta roba fresca, tutta roba di prima qualità. E dimmi come ti ha servito? Beh, non c'è male, povera Concettina. Ha fatto del suo meglio, si vede che non ha molta esperienza, però. Andrà meglio un'altra volta. Concettina, vai a chiamare mia moglie e mia figlia e dille di venire qui. Adesso ti presento le mie donne. Le sue donne? Sì. E quante ne sono? Mia moglie e mia figlia. Ah, sua moglie e sua figlia? Sì. Le ho già viste prima. Sono due? Sì, due. Certo che per lui due donne sole cosa sono? Lui che è abituato con 40, 50... Anche 60. Anche 60. ma essendo due donne sole, tu potrai occuparti di loro con maggiore impegno, vero? Certo, farò del mio meglio, Don Pasquale. Grazie, grazie. Prego. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Sentite, bravo giovane, io sono un amico di Pasquale. Ah, molto piacere. Se venite con me vi do 150 lire al mese. Oui. Ma questa non è una cosa da galantuomini. E perché? E perché non è da galantuomini, scusate? Abbiate pazienza, è onestissimo. Siete ammogliato voi? Naturale, e altrimenti allora? Perché vi prenderei? Perché mi prenderebbe? Vabbè, ma questo giovane non mi lascerà mai. Ma no, scusa Pasquale, scusa, abbi pazienza. 30 lire al mese in più, 30 lire al mese in più. Gli affari sono affari, vado con Ignazio. E io ti do 170 lire al mese. 170 lire? Sì. Beh, allora non discuto più. Oh. 170 lire mi dà. Sì, e io te ne do 200. 200? Allora vado con Ignazio. No, 250. 250? Sì. Parola d'onore? Sì. 250, mi dispiace, non posso. Perché? Rimando io te ne do 300. 300? Mi viene da 300? A 3. Pasquale. 400! 400? 400. Mi viene da 400. 450. 450? Pasquale, su, coraggio. 500! 500? 501? 502? Un momento, un momento, un momento, un momento. Ui, colui che deve deliberare sono io, no? Scusa. Si tratta di me? Scusa. 501, lei quando mette? 700 lire al mese. 700, 700. Sì. 800! Chi è che ha detto 800? Chi ha detto 800? Ho sentito 800. Anch'io l'ho sentito. No, per vincere Bacco l'ho sentito. Sì, sì, sì. Siamo in due, abbiamo sentito, la maggioranza vince. 800. La maggioranza vince. Ebbene sì, 800 lire al mese. Va bene. 900.000! 900.000? Sì. 900.000? Alloggio, vitto, lavatura, impiegatura e stiratura?
1001, 1002, 1003. Aggiudicato. Sono vostro. È mio. È suo. Io avrei potuto aumentare di più, ma tu ci tieni tanto. Vuol dire che me lo presterai qualche volta? Beh, vedremo. Ma certo che con me avrà molto da fare. Capirete, se mi do 1000 lire al mese, vuol dire che un valore ce l'ho. Lui lo sa. Non è colpa vostra. Avete perduto un valore per acquistarne un altro. Ma vorrei sapere, oltre alle altre cose, che cosa devo fare io? No, mio caro giovine, in questa casa ci sono due leggiadre donne che tu dovrai curare e nessuno può farlo meglio di te. Ho capito. Si è sparsa la voce. Qualcuno deve aver parlato. Stai certo che noi sapremo mantenere il segreto? Ah, certo. Lisetta, Giulietta, ma che diavolo staranno facendo? Se vi trovaste male, venite con me. Io vi darò sempre 700 lire al mese. Ignazio! Eccomi, allora... E allora a domani, eh? A domani sera. A domani sera, arrivederci. Arrivederci, Carmine. Arrivederci. Buongiorno. A domani sera. A domani sera. Vieni, caro, tu mi aspetterai qui in salotto. Io vengo subito. Sì. Lisetta, Giulietta, ma cosa fate? Siamo pronte, devo mettermi il cappello. Su, fate presto che vi devo presentare quel giovane. Ci vuoi presentare un uomo? Uomo, uomo? Insomma, fate presto. Un uomo? E che uomo, signor. Te ne ha forza quando ti abbraccio. Ma chi è quello che è venuto qui prima? Quello col fez? Siamo intesi. Intesissimi. Tu ti occuperai solamente di loro. Io sono al servizio delle donne. Esclusivamente. Al loro servizio. Sì. In qualunque momento hanno bisogno di me, io devo essere pronto. Già. Va bene. E voi per questo mi date 1000 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. Si capisce, perché questo è un lavoro di coscienza. Lo faccio con coscienza. Senti, sì. Questo d'ora in poi non servirà più. E sai perché? Perché ci sei tu. Ah, sì? Tu mi hai preso per una sveglia. Oh, senta, a me... Stare senza far niente non mi piace. Io sono un uomo attivo, ho bisogno di fare qualche cosa in dimmi. Casa. E beh, negli intermezzi, quando le signore non hanno bisogno di me, perché non crede che hanno sempre bisogno di me, potrei rendermi utile. A voi, per esempio. E come? Alla contabilità. Alla cassa? No. Sì, alla cassa. Alla cassa. Alla cassa. E c'è Peppino, è cassiere. Sì, ma le volte questi cassieri... È fidato. Vabbè, ma non posso stare senza far niente. E che vuoi fare? Le faccio aiutare le faccende di casa. Una scopatina in negozio. C'è Concettina. Ma di contro Concettina in due. Pasquale, possiamo entrare? Avanti. Prego, Giulietta, dai il braccio al signore. Lì. E tu, l'altro. Stretti. Così. State tranquilli. Che lui sa quello che deve fare. Ah, sì. Io so quello che devo fare. Lo so. E adesso andate. Dove? Ai bagni. Andiamo ai bagni, sì. Noi. Ai bagni. Noi tre. Sì. Ai bagni. A divertirci. A divertirvi. Contento lui, contento tutti. Andate. Noi andiamo, eh? Andate. Cerea. Lasci fare a noi. Spero, caro. Ti raccomando ancora una volta, non perdere d'occhio. Don Pasquale, stia tranquillo. Io starò anche nella cabina quando si spogliano. Si dovranno spogliare davanti a me. Caro. Siete contenti? Contento voi, contento tu. Andate, divertitevi. Grazie. Arrivederci. Cari. Don Pasquale è contento. Ragazzi, ma che c'è da guardarmi? Ma al lavoro. Ma cos'è da roba? Cosa ti dico io? Ehi, mi faccio vedere un boccolino d'aria. Andiamo a fare una magnifica passeggiata. Ah, tu? Qui, Dionia, come l'intesa, porto a fare una passeggiata alla vostra gentile metà. Grazie, stai comodo, ci penso io. E io? Sei in libertà. Come volete. Serva vostra, zia Gè. Addio, Carlu. Buone cose, Dionia. Carlu, Ugliavì. È giusto, Ugliavì. E di nuovo, nuovamente. Arrivederci. Ignazio, ma neppure una passeggiata con Carluccio mi fai più fare. La farai con me? Con te? Dove mi porti? Ai bagni. Ai bagni? Sì, alla spiaggia. Andiamo.
Anch'io sono tanto contento di trovarmi in mezzo a queste belle bagnarole. Don Felice, parlateci dell'Oriente. L'Oriente, no. L'Oriente. Allah, Allah, Maometto. Don Felice, se siete stato là avrete conosciuto gli ottomani. Ma certo, ho conosciuto gli ottomani, mille piedi, i bagarozzi. Ho conosciuto una settimana. Vorrete dire un ottomano, Don Felice? Beh sì, poveretta, era un ottomano. Ma poi in mezzo alla confusione, se perdete una mano diventa settimana. Era una settimana che aveva due lunedì e un sabato che era tutti i giorni domenica. Niente, le donne sono tutte molto calde. Beh, non esageriamo. Calde, calde, no. No? Oddio, nemmeno fredde, fredde. E come sono allora? Sono a bagnomaria. Don Felice, è vero che hanno un fascino straordinario? Sì, sì, quello sì. Io ho conosciuto una donna che appena guardava un uomo, quest'uomo cascava lungo a terra stecchito. Era tanto bella? No, portava iella. Portava iella. Don Felice, ma veramente ci sono degli uomini che hanno 50 mogli? Altro che? E quello che è peggio, che hanno 49 suocere. E perché 49? Beh, fra 50 mogli, un'orfana si trova sempre, no? Elisetta dov'è? Elisetta, vieni subito, vada fuori. Meglio, così siamo fra signore, quella signorina. È vero che domani sera fate il fidanzamento? Sì, ma non ci voglio andare e ti giuro che non lo sposerò mai. Grazie. Tieni. Questa lirica è per te. Grazie. Ciao. Andiamo su. No, raccontateci ancora. Ma negli harem si divertono, cantano, ballano. Ma certo, si divertono, cantano, ballano e affini. E che danze ballano? Beh, in Oriente danzano le danze orientali. E voi le conoscete? Perbacco. Modestamente non faccio per mandarmi. Si può dire che è l'inventore della famosissima danza del ventre. Ce l'ho stato io! E come sta? Come state? È stata una sera per combinazione. Stavo nell'harem, mi sono fatto un'insalatina di peperoncini turchi, con dei finocchi olandesi. Si vede che a me il finocchio olandese mi rimane sullo stomaco, mi sono preso dei dolori. Dogliela! Allora mi sono cominciato a lamentare. Mi lamentavo e contorcevo e faceva. Se vi piacciono i nostri costumi da bagno. Ma perché questo è un costume da bagno? Questo è uno scafandro da palombaro. Oh, ma che dite? È un modello di Parigi. Ma che Parigi, figliola mia, ci vuol ben altro. Lasciatevi servire da me che modestamente ne capisco. Io sono un turco quasi parigino. Per fare un modello di Parigi bisognerebbe fare così. Cominciamo a strappare queste maniche. Ma dove... E aria, sta messa qui. E questi pantaloni, cosa fai? Su, su i pantaloni. No. Fate pigliare aria all'epidermide. Strappa sta roba, leva di sta gonna. Le calze. Ma cosa? Sempre una zebra di traverso. Via quelle calze. Via le scarpe. Via questi stracci. Lisetta, vieni qua. Leva le stracci. Leva queste maniche. Ma cos'hai? Un biglietto. Permetti? Lisa Lisetta, quando ti vedo la mia fronte scotta. E sento il cuore battere in fretta. Ah, bei versi. Magnifici. E tu gli vuoi molto bene? Sì. Ho perso la testa. Ah, sì? Hai perduto la testa per uno che scrive questi versi. E se tu avessi conosciuto Leopardi, che cosa ti saresti perso, eh? Via, via, andiamo. Andiamo, levatevi sta roba, questi stracci. Aria, aria all'epidermide, ai mari, ai tuffi, alle onde. Thank you.
Beh, ragazze, andiamo a fare questo semicupo? Mille, alloggio di te, estile. Che è? Colpo d'aria al braccio sinistro, mi ha impedito il destro. Dunque sono 1000. Allora 500 lire per uno. Siamo soci, ricordati che siamo soci felici. Ma quale 1000 lire? Quale 1000 lire? Cosa hai capito? Io dicevo 1000 preoccupazioni al mese, 1000 lavori, 1000 fatiche. Vabbè, ma lo stipendio quant'è? Ma quale stipendio? Quale mie? Niente stipendio. Nessun stipendio. E tu non reclami? E se reclama me lo diminuiscono. Allora ti trovi bene? Malissimo, malissimo. Mi fanno lavorare come un turco. Non ne posso più. Ma che fai? Si può sapere? Cosa faccio? Cosa faccio? Se andiamo avanti di questo passo, mi tocca fare i lavori di 3 uomini, capisci? 3 uomini! Vabbè, ma dove lavori? C'hai un ufficio? C'hai qualche... Ma che ufficio? Che ufficio? Lavoro così dove mi trovo. Ma le volte mi fanno lavorare in cucina. Gesù, Gesù. Ma allora, Feli, vieni via. Cerchiamo un'altra occupazione. Me ne incarico io. Non posso. Come non posso? Non posso, il lavoro è pesante, ci rimetto, ma resta. Ma no, se non ti conviene... Resta, è questione di principio. Felice! Eccomi! Felice, dove sei? Padrone, Don Pasquale, sono qua, Don Pasquale, vengo subito. Vieni, ti aspettiamo! Sì, vengo subito. Hai capito? Hai sentito? Mi chiama a lavorare. Per lavorare? Anche a questo. Anche a questo. Oddio, per il lavoro che faccio io, questa l'ora è propizia. E ti dirò la verità, a me questo è un lavoro che mi piace. Ti piace? Sì. E scommette che piacerebbe anche a te. No. E se te starda, No, tu lo sai che il lavoro mio è di tutto un altro genere. E lo sai. Dici onesto, qui non c'è lavoro per te. Vattene a Napoli, vai. No, Felì, io resto. Non io resto, sì, voglio vigilare, tu mi preoccupi, tanto lavoro, tanto... Voglio restare perché voglio vigilare su di te. Ma non devi... Appena hai bisogno di me, ricordati... È un incrocio. Il padre era un bassotto. Arrivederla, Felice! Ecco, vieni! Vengo subito! Io me ne vado, ciao! Permesso? Chi è? Sono Concettella. Ah, Concettella, vieni a proposito. Entra, entra, avanti. Avanti, avanti, Concettella. Apri la imposta, fai un po' di luce. Ah, dove sei? Buongiorno. Buongiorno. Vi ho portato la colazione. Brava. Avete dormito bene, Don Felice? Benissimo. Ho dormito magnificamente bene. Ho fatto certi sogni. Ah, che avete sognato? Ho sognato che ogni tanto entrava nella stanza una bella signora e mi carassava la fronte. Ma quello non era un sogno. No. No, sarà stata la signora che ogni tanto veniva a vedere come dormivate. Sì, brava. E tu però non ci sei mai venuta, tu? Che ci veniva a fare? Come che ci veniva a fare? Me lo dici proprio tu che sei una tuttofare.
Concettina. Ma di notte? E di notte? Che mi poteva servire? Ma un uomo solo può avere sempre bisogno di qualche cosa. Si può sentire male, una borsa da pagare. Permesso, don Felice. Donna Giulietta, buongiorno. Buongiorno. Vi ho preparato dei tarallucci. Li ho fatti con le mie mani. Che cara la signora, che cara. E vi ho messo, don Felice. Vieni, vieni, Lisetta. Vi ho portato dei babà. Ho pensato che vi sarebbero piaciuti. Che figlia. Dalle madre, dalle figlie. Cioè, dalle madrigna, dalle figligna. Io vi do un tarallucci. Io un babà. E tu che mi dai? Vi zucchero il latte. Che care. Un sorcino, un morsino e il taralluccio. Un morsino, un sorcino e il taralluccio. Ma non ci capisco proprio niente. Se ne stava tutto il giorno con noi. E invece? Beh, ragazzi, ma cosa c'è? Riunione? Oh, io me ne vado a fare una bella passeggiata. Come? Dove andate? Eh sì, tanto al magazzino ci pensate voi, alle donne ci pensa lui, alla festa di questa sera ci pensa Ignazio e io me ne vado a passeggiare tutto il giorno. Arrivederci, ragazzi, arrivederci. Ecco, finalmente questo è l'ultimo, eh? Stai attento, non farlo bruciare. Bene, bene. Va bene, non sì, va bene, Raffè, va bene. Oh, qui mettiamo il rinfresco, che lo deve portare Pasquale. Qui ci metteremo il notaio. E muoviti, su, muoviti. Oh, hai voluto mettere per forza i campioncini? Belli, eh? Ma non lo vedi che per risparmiare 4 soldi facciamo la figura dei miserabili? Miserabili? Ma se ho fatto un sacco di spese per questo ricevimento. Ma quali spese? Non hai comprato nemmeno un goccio di rosolio. Permesso? Va a vedere chi era. Vai, vai, vai. Ma il rosolio lo deve portare Pasquale. Questi furono i fatti. Scusa. Chi si? Don Ignazio. Ah, buonasera, Don Ignazio. Buonasera. Che volete? Siamo all'orchestra. Ci ha chiamato Don Ignazio. Per allietare la festa. Sì, sì, sono stato io. Perché qua. Angela, Angelica, calmati. E quelli chi sono? È la musica. Sono i professori. Ma che professori e professori? Quelli sono dei mendicanti che chiedono la carità per la strada. Ma no, cara, sono degli artisti. E gli artisti, sai, sono tutti un po' trascurati. Ma non lo vedi che sono dei morti di fame? Senti, Ignazio, io in queste condizioni non ci resto. Io vado a spogliarmi. Oh, e non hai visto il cameriere com'è bello? E come sta bene in livrea? Sì, la livrea presa in affitto, eh? E quello è Raffaele, il guardiano dei porci, lo conosco io. Io vado a spogliarmi. No, non resta, ma più tardi verrà l'onorevole. Non me ne importa. Come? Verrà la moglie di Pasquale. Non me ne importa niente. Verrà il turco. E beh, allora, se viene l'onorevole... La moglie di Pasquale. La moglie di Pasquale? Eh? È meglio che resti. Grazie. Lasciami stare, non resto per te. Resto per gli invitati. Don Pasquale, mi sembra bella voi. Per 1.000 lire al mese alloggio, vite, lavatore, impiancatura e stiratura, umiliarmi con questi abiti. Ma perché ti umili? Stai benissimo. E poi il vestito è tuo. Il vestito è mio. Era nella valigia. Punto di il vestito è mio. Scusa un momento. No, 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 non voglio scusare. Don Felice. Che c'è? Don Felice, vi prego. Cercate di convincerla voi, vi prego. Ve ne sarò grata per tutta la vita. Non ho capito bene. Me ne sarete grata? Per tutta la vita. Voi? Sì. Sì. Signora, voi siete l'unica persona che avete capito che sotto questi abiti batte un cuore virile. Ah, come siete buona. Ho fatto male? No, Don Felice. Cara, come siete buona. Ma com'è buona, com'è buona. Ah, sì, sì, com'è buona. Mandatemela qua, ci penso io, la convinco io. Grazie, Don Felice. Su, mi sento. No, non ci voglio andare. Vieni qua, vieni qua, ubbidisci. Don Felice, la prego, non lo voglio sposare, mi aiuti. Ti puoi aiutare? Tu fai una cosa, digli in faccia a Carlucci che non lo vuoi sposare e così la fai finita una volta per sempre, no? Uno scandalo. Uno scandalo. Brava, mi hai capito a volo. Ed io ti proteggerò dalla ritirata. Grazie. Come sei buona. Ti ho fatto male. Come buona. Ma sono tutte buone in questa casa, tutte buone. Che bontà. Eccolo. Tu, andiamo. 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 Vieni. Prego, signora. Prego. Dammi, stai zitto, vai. Che c'è? Ho sentito tutto. Che cosa hai sentito? 1.000 lire al mese, alloggio, vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura. E beh, e con questo? Con questo, devo avere la metà. Che cosa? Ma che sei pazzo? Casomai, al tutto al più ti posso dare... La stiratura? No, no, la stiratura da tieni, devo avere 500 lire. Oh, amico, io i soldi per il lavoro, me li fatico, me li sudo, me li supersudo. Felice! Vengo subito, hai capito?
Non ti do niente. Ah, non mi dai niente? No. Va bene. Le piace, signora? Tutta opera mia. Sì, li ho messi io uno per uno. Sono bene, eh? Guarda, guarda. Cognato, poi... eccoci qua. Ah, è arrivato in rinfresco. La roba. Mettete qui. Ecco lo sposo. Ah, oh, finalmente. Buonasera a tutti. Buonasera. Eccomi qua. Beh, e che significa questo sberletti? Voi non sapete chi sono io? Io sono Carluccio l'uomo di ferro. Calmati Carluccio, perché vuoi passare questa bella festa? Ringraziate il cielo che questa sera è la mia serata di fidanzamento e non voglio fare uno scandalo. Beh, dove sta il rinfresco? Eccolo qua, tutto pronto. Si possono aprire questi cartocci? No, bisogna aspettare Don Pasquale. E che c'entra, che dobbiamo mangiare con la bocca di Don Pasquale? No. Io sono il fidanzato, devo degustare prima io, no? Già, ma capirai... La sposa! Ah, meno male, si mangia. Signora, buonasera. Vieni Pasquale, ti voglio far vedere come ha addobbato. Buonasera, vi stavamo aspettando. Lisetta, come siete? Grazie. E voi perché vi siete mascherato così? E che ne so io, domandatela a Don Pasquale. Madonna Angelica, vi pare questo il modo di ricevere? E dopotutto gli ospiti siamo noi, non Don Felice. Un momento. Non ve lo mangio mica, la sposa sapete. Non sono mica io, la sposa è Lisetta. Oh, finalmente, mia dolce promessa. Ti aspettavo con ansianità. Vieni qua, vieni al buffet. Vieni al buffet, amore mio. E non chiamatemi così, non sono ancora vostra moglie. E poi non è detta l'ultima parola. Don Pasquale, ma voi l'avete sentito? Sì. Questo fatto mi impensierisce. Ma no, non è nulla, Carluccio, è l'emozione. Non vedeva l'ora di incontrarti. È per l'emozione, Carluccio. Calmati. Le risate. Non felice. La prego. Che succede? Lo scandalo lo facciamo subito più tardi. No, più tardi. Sì, lascia fare a me. Io voglio preparare prima l'opinione pubblica femminile, hai capito? Lascia fare che ci penso. Don Felice, stai. Dai. Buongiorno. Don Felice, come vi trovate con Don Pasquale? Bene. Al mattino, Concettina mi porta il caffè latte a letto. Don Nignà. Don Ferì, se litigate, venite da me. Al mattino vi porto il cioccolato e i biscotti. A letto? A letto. Me lo portate voi? Don Nignà, non mi conviene. Signor! Vengo, Gallu, che... Io domando e dico, questa sera tutti ci interessano del turco. Questo contratto di fidanzamento si fa o non si fa? Come non si fa? Ma si aspetta il deputato. Beh, allora frattanto andiamo al buffetto a mangiare qualche cosa. Come senza il deputato? Ma non ci può. E che figura. Niente contratto, niente mangiare, io vorrei sapere che facciamo. E che facciamo? Un po' di musica, va bene? Professor, musica. Carmen, Don Felice, cantateci questa canzone. Non posso, io canto come un turco. Ebbene, allora cantatecelo alla maniera turca. Vabbè, ma io canto come un turco che non canta neanche se l'ammazza. Un momento, c'è Salvatore che ha una bella voce e la conosce. Io? Sì, no, non Pasquale, no. Canto. Pura stanna primavera, metta su rindo cor, con asmani e fa l'amore, con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rinda all'occhio, fammi tre manette in occhio e non carra niente più. Carme, tu solo non mi basta, ma ce ne vanno tre. Carme, i son che buona pasta, va contenta tutte e tre. Carme, io non lo faccio apposta e tu che stai lì a sapere. Carma, mi tenga a capa tosto come che. Per ogni uomo tre mogliere steva scritto in due giornale, ma una legge speciale pace a ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poca, mentre la donna in abbondanza, ma non voglio fare una panzana di gioia fuori te. Carme, tu solo non mi basta, ma ce ne vanno tre. Carme, i son che buona pasta va contenta tutte e tre. Carme, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carme.
posso far entrare. Questa è una festa di famiglia e le persone strane non sono ammesse. Ma io non ci metto niente. Chiamate un momento a Don Pasquale Catone che gli devo proporre un affare. 5 minuti e me ne vado. Ma figlio mio, mi sembra che quello in meno divertimento si metta a parlare di affari. Domani passate per il negozio e parlerete di tutti gli affari che volete. E rimandiamo tutto a domani. Arrivederci. Arrivederci. Siete troppo zelanti, sì. Basta! Signore, ma dove siamo? A una alla volta. A una alla volta vi accontento tutte. Il turco è qui per servirvi. Un giro per ciascuno. Bravo, bravo. La padrona di casa. Ecco qui, mia moglie. Prima la padrona di casa. En avant la première. Maestro, musica per cortesia, pieno di buona volontà, non si tira mai indietro. Ma come siete forti? Io sono nato col destino di essere forte. La mia è la forza del destino. Che vorreste essere un giovanotto? Donna Giulietta, a me mi piacete così. Come siete? Davvero? Sì. E che cos'è che vi piace di me? Lo volete sapere? Sì. Ve lo devo dire? Sì. Vostra figlia. Mia figlia? Sì, la vostra figliastra. La mia figliastra? Sì. E che cos'è che vi piace della mia figlia? La madrasta, la madrista, la madrigna, voi insomma, ecco. Io ho paura che si stanchi troppo. E quello non è come gli altri uomini. Don Felice, ma a voi piacciono tutte le donne. Donna Giulietta, la donna è mobile e io mi sento mobiliere. Tutti qui ti credono mia moglie, quindi non commettere gaffe. Rispondi semplicemente sì, grazie e basta. E viva l'onorevole! E viva l'onorevole! E viva l'onorevole! E viva l'onorevole! Ben arrivato! Grazie! Prego, signora! Mia moglie! Piacere! Signora! Viva l'onorevole! Piacere di vedervi. La signora avrà certo bisogno di mettersi un po' in ordine. Ah, sì, io lo credo bene. Per la verità abbiamo corso un po' troppo. Ah. Amici miei, voi non ci crederete, ma con questa automobile in alcuni tratti ho raggiunto i 25 chilometri all'ora. No! Temerario! No, niente! Sono gli ultimi residui di gas del motore. Prego, prego, onorevole. La mia casa è a sua completa disponibilità. In camera mia, signora, si potrà mettere in libertà. Angelica, accompagnala. Sì, un momento, la faccio accompagnare da Felice. Felice? Felice!
Perché proprio da Felice? Sì, perché da Felice la posso accompagnare io. Su. Ho paura. Ma non ti vergognare. Ma quello è un deputato. Andiamo, su. Su, su. No, mi vergogno. Andiamo, vieni. Mi vergogno. Accompagnala, su. Prego. Prego. Accompagnala, signora Vester. Sì, sì, sì. Prego, signore. Prego. Prego, signore, non vi disturbate. Ci pensa Felice. Ma dico, non sarebbe stato meglio farla accompagnare da una donna? No, onorevole, Felice è proprio l'uomo che ci vuole. Felice? Sì. Chi è Felice? È il turco che voi mi avete mandato. Ah! Adesso capisco. E allora siamo tranquilli. Onorevole, sì, che tranquilli. Caro onorevole, io vi devo ringraziare per questo grande regalo che mi avete fatto, sì, nel mandarmi del turco. Sì, 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 onorevole, e stia tranquillo. Sua moglie è in mani sicure. Sì. Sì, grazie. Sì, grazie. Urca miseria. Allora chiodo, eh? Ho chioso. Quanta polvere. È tutta impolverata. È tutta impolverata. Cip, cip, cip. Si dorme sta a fare. Guarda la polvere che c'è. Ma dove l'ha presa? Dove l'ha presa? Si capisce, questi viaggi avventurosi così in questi automobili, questi accidenti d'automobili che hanno inventato. Guarda che... stradacce, ti capisci? Qui sono stradacce, le curve. Le curve, questo è polvere che ha preso nelle curve. Lo so. Signora mia, questo non è un vestito, questa è una polveriera. Sì. È una polveriera. Io le consiglio una cosa. Si spoglia. Non ci può fare tutto solo? Non ho capito. Non posso la fare da sola. Ah, no, e non si può fare da sola. Ci sono quelli apposta, mi pagano, mi danno stiratura appunto per fare questo. L'aiuto io, eh? Sì. L'aiuto io. L'aiuto io. L'aiuto io. La polvere fine è sulla carne, già. 33. Onorevole, la prossima volta alla Camera dovete tornare ministro. Caro Don Pasquale, voi siete molto gentile, ma forse non ne sono degno. Allora sottosegretario. No, 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 no. Oh, ministro, niente. E allora beviamo alla salute del signor ministro. Viva il signor ministro. Viva, viva. Vengo, con permesso, onorevole. Prego. Vi prego. Questa cerimonia quando la facciamo? Aspettiamo che ritorni la moglie dell'onorevole. Frattanto vogliamo mettere sulla carta il fatto del pranzo gratissimo. No, ma ti sembra proprio necessario? Se capisci che è necessario. No, dai, vi prego, scrivete. Cibi che non piacciono allo sposo. Sì, sì, beh. Patate con l'anzogna. Con il strutto. Cocozzielli alla scapece. Zucchini sott'aceto. Quel viso non mi è nuovo. Ma dove l'ho conosciuto? Ma voi così non fate niente? No, che sarete? Voi siete pieni di polvere. La polvere è entrata dappertutto. Ma che soffiava il Kipling? La polvere sottocutanea. Pieni di polvere nelle fessure, nelle cuciture, dappertutto. Qui bisogna fare una cosa. Spogliarsi, tutta. Sì, facciamo una bella insaponata generale. Ne? La facciamo in saponatina. Sì, prego. Madame, voi siete francese, io sono turco. Fraternizziamo. Dammi un abbraccio, sorella latina. Ah, ah, ah. La sorella latina. Non c'è turco. Vero turco? Ma che turco è turco? Io sono napoletano. Ostrega. Sample, l'adore napoletano. Non ho capito, signore. Gli adore napoletano. Sì, adorati napoletani. E gli adoro donna come voi. Urca miseria. Occupato. Non ci siamo usciti. Cercate in qualche altra stanza, le volte per la casa si gira, sa? Siamo venuti a vedere se vi occorre qualche cosa. No, no, il turco sa farmi tutto. Faccio quello che posso, mi arrangio, prego. Lo sappiamo che lei sa fare tutto. Signora, l'onorevole vostro marito è impaziente, la sta aspettando. Oui, su. Oui, d'accord, je descends de suite. Andate, andate, su, su, cari, andate. Il tempo che la signora si veste scende, su, andate, andate. Prego, onorevole. Taranuzzo. Oh, no, grazie. Specialità di sorrente, vedi come vuole. Signora! Oui, signora, adesso basta, Mi sono stupato.
Questa cerimonia si fa o non si fa? Come non si fa? Che succede? Tanto a chiamare la sposa, altrimenti questo è capace di commettere una pazzia. Ecco, come no? Concettina! Dite, signore! Vai a chiamare la sposa e portala qui all'ospedale! Ma chiama te, scusi! Stai tranquillo, vedrai, vedrai. Eccola! Vieni, cara, vieni. Ecco la tua sposa! E non mi chiamate così, perché io questo tonto non lo sposo, no, no e no! Lisetta, ma tu che dici? Ma ho sentito bene o ho sentito male? L'ho detto e lo ripeto, non vi sposerò neanche con le cannonate! Lisetta! Come voi avete il coraggio di dire in faccia alla mia medesima persona che non mi sposate neanche con le cannonate? Don Gallo, Gallo! Leo Daniele! Via! Donna Lisetta! È finita per voi! Preparatevi la tomba, donna Lisetta! È inutile, oramai ho fatto lo scandalo, non ti sposo più! Sta bene! E allora ordinate le pompe funebri. Domani funerali a Sorrento per donna Lisetta. No, Gallo, ti prego. Calmati, fallo per me. Segnala, la faccio proprio per voi. Grazie. Però, don Pasquale, non credete che la cosa finisce così, eh? Domattina vengo da voi e saranno ammazzate. Mazzate di fuoco, mazzate terribili. Lasciatemi passare. Fate l'arco. Fate l'arco, dico, fate l'arco. Ma che cosa hai fatto? L'ha detto don Felice. Don Felice? Don Felice, ma sfidaci un pochino, ma sei lì. Buono? No, 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 sapresti indicarmi dov'è la stanza di donna Angelica? Ah, sì, sì, là, va in fondo, la seconda porta, vai, vai, in fondo. Pasquale, e adesso tutte queste spese, a me chi me le paga? Quali spese? Come? Tutti questi lampioncini. Quattro candele e due bicchieri d'acqua, ma fammi piacere, gna. Signori, il fresco è finito, uscite da questa parte. Buonasera. Buonasera. Ah, caro! Cosa vedo? Di come spiegherete? Cosa state facendo? Questo. Ma allora voi non siete di turco. Ma perché i turchi non fanno questo? No, dico voi non siete il turco. Ma perché voi siete turco? Io sono turco. Non lo so, domanda, siete turco? No, voi avete detto io sono turco. Io sono turco. Voi siete turco. Voi siete turco. Io non sono turco. Oh, giovanotto. Sì, non facciamo confusione. Senti, mettiamo le cose a posto. Mettiamo le cose a posto. Oh, qui se c'è un turco, sono io. Sono io. Oh, come no? Oh, cosa mi fate dire che turco del genio? Non lo sono io, ma non lo siete neanche voi. E se non siete turco, perché vi permettete di abbracciare mia moglie? Eh? Scusa, caro Cocchetello. Ma che Cocchetelle? Ma lascia fare. Oh, non voglio confidare. Lascia fare. Dai! Quante arie. Ma dico naturale. Oh. Chiamatemi onorevole, vi prego. Onorevole. Avanti. Parliamo tra uomini. Mm. Eh? Io non sarò turco, ma quella là non è tua moglie. Come non è mia moglie? Io vi giuro che è mia moglie. Ah! Onorevole Bugiardo. Perché? Beh, non sta bene, sono all'inferno. Ma cosa non volete sapere voi? Per diversi motivi non è tua moglie. Prima, parla francese. Ma perché c'è? Secondo, non c'ha la fede. Terzo, è vero, c'ha una faccia che io ho riconosciuta. Eh sì, perché l'ho vista ballare il cancan al Salone Margherita. Ah. E poi c'è una cosa che taglia la testa al toro. Cosa c'entro io con i tori adesso? Lascia fare. Una bella faccia come quella lì, sì, una ragazza bella come quella, non sposerebbe mai un uomo con una faccia brutta come la tua, anche se quella faccia è una faccia deputata. Ah, basta, io ricatti non ne subisco da nessuno. Ehi, hey, chérie, me ne crie pas. Pourquoi crie-tu? Chérie, je t'en supplie, arrête maintenant. Ma sì, ma io penso a don Pasquale, che poverino, crede di avere in casa un turco, invece non lo è. È bellissimo. Ah, sì, è bella. Lui crede che io... Ma che figura, vi ho raccomandato io, no? Ma mi dai che la faccia tosta di ridere! E mi fa ridere la cosa in se stessa. Ma fra poco non riderete più, caro mio. E perché? Perché sapete che cosa faccio io? Io vado da don Pasquale e gli dico tutta la verità. Ecco. Continuate a ridere. Sì, cosa state facendo? Ridete, ridete ancora per poco. Sì, sì. Voi non potete andare da don Pasquale. No. Perché, secondo voi? Don Pasquale è una persona per bene, una persona onorata, che ci tiene alla sua casa, ci tiene alla sua famiglia, è chiaro. E qui a Sorrento tutti votano per chi vuole Don Pasquale. Va bene, votano questo... per chi vuole Don Pasquale. Ho capito. E quando Don Pasquale sa che voi siete stato suo ospite in casa, non con la moglie ma con l'amante, Don Pasquale rimane male e fa votare tutti quanti per il vostro avversario, è chiaro? Io credo che l'abbia ragione. Eh sì, brava, dico, dagli anche ragione. Ho ragione. Ma questo è un ricatto bello e buono. Alle volte anche i ricatti servono. Sì, però dovete sapere che io di ricatti non ne subisco. E allora andiamo da domani. Ecco, a cuore! Un momento, quanta fretta. Venite qua. Le cose bisogna ben ponderarle e rifletterle. Ma non andiamo da domani. No, un momento. Purtroppo
Io dovrò sacrificarmi per il bene della nazione. La nazione ha bisogno di me e io mi sacrifico. Parlerò, Don Pasquale, ma non per il momento. Ne riparleremo domani mattina. Sì, ecco. Ne riparleremo domani mattina. Bene, va bene? Vogliate favorire di andare via? Chi? Beh, chi? Voi? Voilà. Voilà, dico. Coccatello. Ma che cosa fa? Coccatello. Onorevole, prego. Onorevole. Beh, e andate via. Onorevole. Vogliamo uniformarci alla cosa? A che cosa dobbiamo? La signora si deve vestire. Appunto. Io debbo aiutare a vestire la signora. Voi? Voi non siete il marito. Quindi, perciò, o per cui, comunque, non potete stare da... Oh, sentite, questo non lo permetto assolutamente. Andate via. Allora vado da Pasquale. Pasquale! No, non ho detto questo. Ho detto che non potrei permetterlo, però per il bene della nazione mi sacrifico. La nazione ve li sarà riconoscendo. Sì, ma ricordatevi che non finirà così. Sì. A voi. Grazie. Prendete. Ah, ciuffi. Mi ha dato il biglietto di sfida. Per Pacco. Votate per l'onorevole Enrico Coccatelli. E già. Il voto è segreto. Bimba, alle urne. Onorevole, siamo veramente lieti di averla qui fra di noi. Ah, per carità, che dite mai? Una tazza di cioccolato? Non mi disturbate, prego. Per carità. Ah, grazie. Certo che avere un turco in casa, caro Don Pasquale, è una vera fortuna. Oh, per la verità, io felice lo volevo tenere con me, ma poi per favorire un amico come voi... Onorevole, troppo buono. Eh sì. L'onorevole è veramente una brava persona. E anche voi, signora, siete molto fortunati ad avere un maritino, dico, un maritino così. Don Pasquale? Sì? Don Pasquale, scusate, c'è giù un signore che chiede di voi. E dopo? No, dice che cosa urgente. Beh, allora scendo subito. Scusate, con permesso. Prego. Gradisce un papà onorevole? No, grazie. Li ho fatti con le mie mani. Oh, veramente? Beh, allora deve essere squisito. Buono questo cioccolato, vero, caro? Buongiorno. Buongiorno. Volevate parlarmi? Vi voglio proporre un affare. Un affare? Se io vi faccio risparmiare 1.000 lire al mese, voi me ne date 500 a me. Come? È semplicissimo. Voi date uno stipendio di 1.000 lire a una persona che si è introdotta in casa vostra con l'inganno. Dite. Siamo d'accordo per le 500 lire? D'accordo. Dunque. Volete la tazza di cioccolata? No, cioccolato no, riscalda. È delizioso. Un babà? Un babà in due, per accettare mezzo per uno, né? Dov'è? Via! Venite via, lasciate costui! Ho saputo tutto! Che cosa? Non sei turco! Come? Non sei turco! Don Pasquale, no. Ma sono turco! A che? Ho persino gli occhi turchini! Fumo molto, fumo come un turco, sono turco! No, non ci casco! E voi andate, richiudetevi in camera! Va bene. Dove vai? Ma vado a chiudere in camera con la signora. Tu resta qui! L'avete detto voi? E voi, onorevole, questo a me non lo dovevate fare. Ma Don Pasquale, io vi garantisco, voi vi giuro. Non dovevate fare una cosa così a me. Ma Don Pasquale. E io, Carlo, che vuoi fare? E tu, cosa vuoi? Silenzio. Ci sono qua io. C'è qua lui. Don Pasquale, io sono venuto per il fatto di ieri sera. Qua tutta Sorrento ha saputo dell'affronto che mi avete fatto. E tutti quanti stanno aspettando per vedere che macello deve succedere. Don Pasquale, io una cosa devo fare. Io a qualcuno devo ammazzare. Ma io cosa ci posso fare se Lisetta non ti vuole? Lisetta mi deve volere. Giovanotto, Lisetta non ti vuole sposare. Perché? Perché ha intenzione di sposare un altro. Io mi faccio il risottino. E io mi faccio la parmigiana. Giovanotto, se Lisetta vuole sposare un altro, si sposa un cadavere. Parola di Carluccio. E allora... Vattene. Vattene. Giovanotto, avete sentito? Hai sentito, sì. Io non ci avete sentito? Ho sentito. Don Pasquale, avete sentito? Sì, abbiamo sentito. Hanno sentito. Avete sentito tutti? Hanno sentito tutti. Allora ho sentito pure io. Hai sentito pure te. E va. Quella ripata vattene, zio Gio, avete sentito? Ho sentito. Zio Gio, avete sentito? Ho sentito. Don Pasquale, avete sentito? Hanno sentito tutti quanti. Ma che devo dire? Io vi compadisco. Io ti compadisco perché tu non sei di Sorrento. E non puoi sapere che io sono Carluccio, uomo di ferro. Ah, sì? La vedi questa quartiera? La vedi?
Tu sei l'uomo di ferro. La vedi questa quandiera? La vedi questa quandiera? La vedi questa quandiera? Che vuoi fare adesso? Che voglio fare? Volta. Così. Volta. Volta. A cosa è questo? È un calcio. Un calcio? Sì. Chi ne avete visto? Avete visto? Pasqua, hai visto? Francia, hai visto? Concetti, hai visto? Lui però l'ha sentito. È bravo. È brava, mi ha dato un calcio. Ma che è atteggiamento? Che vuoi fare adesso? Che voglio fare? Al uomo di ferro è caduto una mola d'acciaio. Sentite, io vado dal dentista e lo faccio esaminare. E se disgraziatamente questo dente non è cariato, ma è buono, qua succede un terremoto. Ma fammi il piacere! Che turco! Eh sì, non Pasquale avete ragione. Io non sono turco turco, io sono un turco napoletano. Sì, 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 sì. Però sono un galantuomo, sono una brava persona. Ma vieni. No, onorevole! Onorevole! E devo dirvi che in tutta questa faccenda l'onorevole non c'entra. Lui non ne sapeva niente. Ah, meno male. La croce, eh? No, 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 cosa fate? La croce! Per Bacco, ce ne sono due. Allora vuol dire che uno è per Don Pasquale e uno è per Don Ignazio. Ma voi! No, eccola qua. Oh, vi devo fare una raccomandazione. Siate meno avaro. Io avaro? Ma sì, tanto se deve morire. Come morire? In quanto a voi, Don Pasquale. Oh, scusate, cavaliere. Non state a rovinarvi la salute con questa stupida e assurda gelosia. Alla signora, lasciatela un po' libera. Lasciatela che si diverta. Scusate, tanto non succede niente. E per Lisetta, fatela sposare chi vuole lei. Alle donne piacciono gli uomini romantici, poetici, affini. Aspettate, vieni qua. In questo negozio, fra tanti fichi secchi, un po' di poesia ci sta bene, non guasta. E per l'onorevole, alle prossime elezioni tutti la aiuteremo. Sì, tanto più che la signora domani parte, ritorna a Parigi. Ah, veramente non è la signora ritorna a Parigi, se no alle prossime elezioni, onorevole. E vabbè, parte, parte. E per voi cosa possiamo fare? Oh, niente, niente, niente per me. Non voglio onori e titoli, né diventar signore. Voglio di questo pubblico restare il servitore.